Quindi quando a questo Ancora. punto, 100 anni prima di Jeremiah, le 10 tribù già sono state assorbite dagli Assiri, d'accordo? E ci sono altre popolazioni. Uno dei lavori di Jeremiah quando comincia a profetizzare è quello di andare a cercare le 10 tribù e incoraggiare a venire nel regno di Yehuda, che ancora esisteva, d'accordo? Quando Yirmiyahu comincia a profetizzare, il re di Yehuda era ancora un re tzadik, che si chiama appunto Yoshayahu. È ancora un re tzadik retto che segue la via del Kadosh Baruch Hu, ma è l'ultimo re retto e da lì ci sarà una decadenza. Quindi uno dei lavori di Yirmiyahu è quello di andare a convincere coloro che non avevano avuto voglia, perché quando c'è la scissione tra il regno di Israele e Yehuda, chi aveva paura di perdersi nella sua ebricità, passa la frontiera e va nel regno di Yehuda, anche se in realtà non faceva parte di quelle tribù, d'accordo? E gli altri vengono assorbiti. Si disperdono. Sì, si disperdono, vengono assimilati e quindi quella che doveva essere una gzerà, una punizione di 36 anni della scissione del popolo ebraico, quasi. Aspettiamo Mashiach, quindi è durata più o meno 2500 anni. Penso che io, se non mi sbaglio, sarà il Melech HaMashiach che dirà che si dice che l'unico senso che è rimasto pulito dalla Chet Adam è l'olfatto, quindi Moshe annuserà e dirà: tu sei ebreo, non sei ebreo, sei ebreo, non sei ebreo, quindi ci sarà e un re. Sì, è vero, sì, quando si dice sniffo che è giusto o sbagliato, no? Da tutte queste terminologie invece nascono anche dalla Torah, il fatto che è l'unico senso che è rimasto intatto nella sua autenticità. Quindi c'è il libro di Yirmiyahu e le lamentazioni, che abbiamo detto che si legge il 9 di Av. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a un certo punto arriva, che stava conquistando tutta la regione. Si dice che Nebuchadnezzar era una persona di una forza, di un ego eccezionale. Quindi è un regalo che Akadosh Baruch Hu gli ha fatto, tanto che anche i leoni o i cavalli selvaggi avevano paura di lui, quindi lui sapeva domesticare un cavallo piuttosto che un leone. Tanto era il suo impatto anche sul mondo, sulla natura, quindi tutti avevano paura di lui e lui comincia a conquistare tutta la regione. Arriva in Israele e conquista la regione. Cos'era successo prima? L'ultimo re di Yehuda, Tzadik, Ishayahu era morto in battaglia contro il faraone. In questo periodo l'Egitto, che non è chiaramente l'Egitto che noi conosciamo dall'uscita dell'Egitto, è un altro popolo molto probabilmente, sono altri comunque re. Il faraone, che era stato in qualche modo coinvolto in tutta la battaglia tra Israele e il regno di Giudea, ritorna sulla scena e in battaglia il re di Yehuda muore per mano del faraone. Sale suo figlio. Il suo secondo genito sale come re, ma non si comporta come il padre, quindi le cose cominciano a degenerare. Quando il popolo ebraico non si comporta come si deve, viene paragonato come dei lupi che circondano un agnello. Se questo agnello è collegato con Akadosh Baruch Hu, i lupi lo lasciano in pace, ma se l'agnello comincia a fraternizzare con i lupi facendo alleanze strategiche, Hashem dice: ok, ti lascio in pasto e lui gioca la partita secondo natura. Altrimenti, se noi ci attacchiamo con Akadosh Baruch Hu, la partita si gioca con Akadosh Baruch Hu. Si cambia, l'agnello diventa supernaturale. Quando noi cominciamo a cercare delle relazioni politiche, rientriamo nella materialità. E quindi il figlio di questo ultimo re di Yehuda, Tzadik, comincia anche lui a peccare, fa anche lui altre alleanze strategiche, tra virgolette, e avendo paura dell'arrivo dei babilonesi, anche lui di nuovo comincia a flirtare.
E quando arriva Nebuchadnezzar, conquista la regione, ma non distrugge il Betamikdash. Cosa fa? Prende il re, che era a questo punto il figlio di questo ultimo re, e lo porta, che era molto giovane, beh, 8 anni quando diventa re, lo porta in cattività in Babilonia con altri 10.000 prigionieri ebrei, e tutte le ricchezze di Gerusalemme del Betamigdash. Quindi porta via tutta Prima. l'aria. Sì, prima sono, penso sono 11 anni, se non erro, 11 anni prima della distruzione del Betamigdash, in cui Nebuchadnezzar entra in Israele, conquista Israele, mette un re vassallo, che era non altro che lo zio di questo re che porta in catene in Babilonia. E porta via tutta l'intelligenza, la nobiltà di Gerusalemme e tutte le ricchezze. Quindi Israele si ritrova, il regno di Giuda si ritrova a essere un regno povero, senza leadership e vassallo di Nebuchadnezzar. Okay? E lì abbiamo parlato di questa storia quando abbiamo parlato della storia di Daniele, perché Daniele non è altro che un principe, tra virgolette, che viene anche lui bambino con i suoi amici, portato in Babilonia per diventare ministro e consigliere, far parte, diciamo, della intelligenza babilonese con l'intento proprio di assorbire, diciamo, tutta l'identità ebraica e farli trasformare in buoni babilonesi. Questo era, diciamo, l'intento di Nebuchadnezzar. E mette questo famoso zio Mattatia, che viene richiamato come Zedekiah, ed è l'ultimo re ufficiale dell'epoca del primo Betamikdash, del regno di Yehuda, e come vassallo. I primi anni questo re si comporta in modo egregio, e dando a credere a Nebuchadnezzar che tutto, che è largamente sottomesso alla sua volontà e che fa il suo lavoro di buon vassallo. Chiaramente questo re decide invece di fare di testa sua. E in questo periodo abbiamo Ermiao che continua a profetizzare per la teshuva del popolo ebraico. Quindi abbiamo detto che Ermiao viene praticamente obbligato da Kadosh Baruch Hu a profetizzare e viene rassicurato dicendo: anche se non ti senti pronto, anche se non ti senti meritevole di profetizzare e anche se hai paura di quello che succederà, perché ovviamente nessuno voleva sentire i suoi rimproveri, cioè invece io ti proteggo e non aver paura. Noi sappiamo che in realtà la storia di Ermia sarà una vita estremamente difficile e di nuovo parliamo di una persona, di un'elite del popolo ebraico, che però viene, tra virgolette, bistrattato, imprigionato, vergognato, nel senso che Ermia, il suo amore per il popolo ebraico è talmente grande che fa la volontà di Hakadosh Baruch Hu, ma non è un fare la volontà di Hashem facile. È da solo contro tutti praticamente. Il ruolo dei profeti è quello di risvegliare il popolo ebraico per fare teshuvah, per ritornare a Kadosh Baruch Hu, di smettere di fare idolatria, di smettere di fare politica di alleanze con altri popoli, ma di riattaccarsi, affidarsi da Kadosh Baruch Hu, che se Hashem dice è inutile che andate a cercare la protezione di altri popoli, dovete avere. Quindi parla, Hashem proprio parla di interrompere il rapporto con una sorgente che scorre acqua pura e di andare a cercare l'acqua in una cisterna bucata. Ok? Questa è una delle immagini di Yirmiyahu. Dice, Hashem dice, la parola di Hashem mi fu rivelata dicendo: io ti conoscevo ancora prima che ti avessi formato nel grembo di tua madre e ti ho consacrato futuro profeta prima che tu uscissi dal grembo. Quindi Hashem decide che Ermiao è qui e lì lo protegge, dice: io ti proteggerò. E benché, come abbiamo visto poi nella storia di Ermiao, sarà imprigionato varie volte, in un caso non ha proprio una prigione vera e propria, viene confinato in modo che non abbia la possibilità di andare in giro e parlare con il popolo ebraico, proprio perché dava fastidio quello che andava a dire. Nello stesso periodo c'erano un sacco di finti profeti che dicevano invece che andava tutto bene, che era tutto. Che Hashem avrebbe salvato il popolo ebraico dai babilonesi e che non valeva la pena ascoltare queste
profezie disperate di Irmiao. E quindi lui era solo contro la maggior parte del popolo. Parliamo proprio del circa 430 avanti l'era volgare, giusto per contestualizzare dove siamo. Quindi siamo alle soglie dei famosi 70 anni di esilio babilonese. Dopodiché, dopo i 70 anni, ci sarà la ricostruzione del secondo Bet HaMikdash, quindi il periodo di Ezra e Nehemia. Allora, dimmi. Il Il Beta ancora funzionava, Bet quindi non è HaMikdash, stato distrutto. ok, cosa succede? Adesso andiamo avanti. Cosa succede? Yirmiyahu parla con... scusate, sono un po' distratta. Yirmiyahu profetizza il re, passa dalla porta scorrevole. No, no, passa dalla porta scorrevole, sono di là. Un po' lo Sì. Sì, per allora, Caiao, l'ultimo re, i primi 4 anni mi hanno detto che finge di essere un ottimo vassallo di Nebuchadnezzar. La realtà è che stava programmando una rivolta. E Yirmiyahu parla, gli parla e dice: non fare questa rivolta, perché Hashem ha dato la forza e il potere ai babilonesi di prevalere sul popolo ebraico per punirli della loro infedeltà, ma se poi il popolo ebraico tornerà ad Hashem, tutto tornerà, non succede, Hashem, il popolo ebraico, anche se sarà in questa specie di esilio, potrà continuare a servire a Kadosh Baruch Hu, non sarà così grave. Per favore, non farlo, perché questa è la volontà di Kadosh Baruch Hu, di essere sottomessi ai babilonesi in questo momento. Se tu ti ribelli, vai contro la volontà di Kadosh Baruch Hu. E ovviamente cosa fa questo re? Zitkiyahu non ascolta Yirmiyahu. E questo porterà effettivamente alla distruzione del Bet HaMikdash, proprio perché Nebuchadnezzar decide a questo punto di punire il re ribelle. Infatti, i primi anni Nebuchadnezzar aveva talmente fiducia in questo re vassallo che gli aveva dato il ruolo di capo di tutta la regione, degli Edomiti, dei Moabiti, degli Edomiti, Moabiti, Ammoniti, insomma tutta la regione che noi di Israele e tutto l'intorno, gli viene data tutta la giurisdizione di questo re vassallo, il quale a un certo punto si sente più forte, magari anche dei mezzi economici più importanti, per poter fare la sua ribellione. Yirmiyahu gli dice non farlo e purtroppo questo ha fatto sì che a un certo punto Nebuchadnezzar entra, ritorna verso Israele, manda il suo generale, se mi sbaglio, si chiama Nebuzaradan, insomma, con i nomi siamo messi, a quale viene chiesto di distruggere le mura di Gerusalemme. E da qui c'è la famosa storia in cui vengono mandati ben 300 cammelli con carichi di asce per fare breccia nelle mura di Gerusalemme. Sappiamo che le mura di Gerusalemme, storicamente, anche al tempo di Davide Amelech, il quale conquista Gerusalemme, erano delle mura impenetrabili. Infatti, la storia di Davide Amelech, David riesce con l'intelligenza, è un'altra storia. Qui invece vogliono farlo di forza. Tutto l'esercito babilonese impegnato nel fare breccia nelle mura di Gerusalemme. Quindi arriva questo carico enorme di cammelli e asce proprio i soldati cominciano a provare a fare breccia, a rompere le pietre delle mura di Yerushalayim e non ci riescono. Ogni volta l'ascia spara via e rimangono col bastone in mano. Ma infatti abbiamo, c'è un digiuno Sì, 17 di quando Tammuz. 17 di Tammuz, che è la prima La breccia delle breccia mura. delle. Ma è chiaro che la volontà di Akadosh Baruch Hu, perché a questo punto Schiau non fa la volontà di Hashem, d'accordo? Yirmiyahu è contemporaneo. Yirmiyahu predica tutto il periodo della distruzione del primo Bet HaMikdash, implorando il popolo ebraico di fare teshuva, di ritornare ad Akadosh Baruch Hu, di smettere di fare politica e di smettere di fare idolatria, di essere fraterni tra di loro, quindi la famosa Ahdut di Am Israel, e che così, anche se c'è stata in questo momento questa
potere di Nebuchadnezzar dei babilonesi sarà una cosa molto più leggera e si potrà continuare a servire a Kadosh Baruch con libertà. E invece le cose vanno diversamente. Perché in realtà quando i babilonesi avevano entrato, non avevano il tempo, se un ebreo avesse voluto essere fedele, poteva, non Esattamente. aveva impedito il culto. Assolutamente. C'era questa volontà di assorbire un po' la cultura, però non c'era una proibizione sul culto. Nel momento in cui viene obbligato Nebuchadnezzar dal dispetto di Zedekiah, allora si sente obbligato di dover dare chiaramente un messaggio, come di dare un messaggio molto chiaro. E queste poi tutte le implicazioni di Nebuchadnezzar, poi le abbiamo viste con la storia di Daniele, ma qui siamo a Yirmiyahu. E allo stesso periodo di Yirmiyahu abbiamo anche la profetessa Huldah, d'accordo? Nello periodo di Yirmiyahu c'è un'altra profetessa che si chiama Huldah, ci sono vari profeti che cercano di risvegliare il popolo ebraico, d'accordo? Quello che succede è che 11 anni dopo la morte di questo ultimo re Tzadik c'è l'invasione di Nebuchadnezzar. 11 anni dopo l'invasione di Nebuchadnezzar c'è la distruzione del Bet HaMikdash. Sì, più o meno, più o meno. E a questo punto il popolo ebraico viene, una buona parte viene esiliato. Sto finendo la storia delle asce. Poi a un certo punto rimane un'ascia e l'esercito babilonese è pronto a tornare a casa perché si Al tempo di Yeshua era stato preso, diciamo così, imbrogliato da un gruppo di una popolazione locale di Israele, si chiama i Giboniti, e in quel caso Yeshua non aveva consultato a Kadosh Baruch Hu, quindi era caduto nella trappola. Quando Yeshua entra in Eretz Israel col popolo ebraico, chiaramente le popolazioni locali hanno paura, pensando che gli ebrei stanno arrivando con la mano del Kadosh Baruch Hu e conquistare. Questo popolo aveva paura e quindi cosa fa? Si travestono, si mettono dei vestiti stracciati e fingono di essere un popolo che viene da molto lontano. Perché qua fai la faccia? Non sono chiara. Fingono di essere venuti da un posto molto lontano e che sono così reduci da una guerra. E quindi chiedono protezione eterna a Yeshua, al popolo ebraico. Yeshua, prima di consultare Kadosh Baruch Hu, promette la parola di un tzaddik è eterna, e quando si rende conto che era stato imbrogliato, che erano semplicemente dei locali che non volevano essere conquistati, lì definisce il loro ruolo come servitori del popolo ebraico, portatori di acqua e di legna. Quindi questo era il loro ruolo per le generazioni, non ci si poteva sposare con loro anche, c'era cioè un divieto di sposarsi, quindi un divieto di mescolarsi. Quindi da una parte sì, non erano stati combattuti e conquistati, ma dall'altra parte una specie di punizione eterna, di separazione del popolo ebraico, di servitù del popolo ebraico. In quest'epoca c'era questo, Yirmiyahu si trova a confrontarsi davanti, diciamo, all'ingresso del Bet HaMikdash a questo finto profeta Gibonita, il quale profetizza che andrà tutto bene, e che Hashem perdonerà il popolo ebraico e che non c'è niente di cui ci si deve preoccupare. Si sente una voce di qualcuno che dice Amen. Si gira e vede Yirmiyahu e dice: Come dice Amen? Cioè, sì, io sono un... E Yirmiyahu dice: Sì, io sono un Kohen. Il mio ruolo è quello di dare benedizioni. Quindi io spero che tu abbia ragione. Io spero che tu abbia ragione perché si dice che quando HaKadosh Baruch Hu decide di fare il bene, non c'è niente che possa cambiare questa decisione. Quindi nel momento in cui io dico Amen, quindi anche un sacerdote ebreo, un Kohen, colui che dà la Berakah, nel momento in cui veicola la Berakah e Hashem ha deciso per il bene, non c'è niente che può togliere questo bene. Quindi Yirmiyahu dice a questo finto profeta: Io spero che tu abbia ragione, perché se tu hai ragione, io continuo a fare il mio lavoro di Kohen. E anche eventualmente Kohen Gadol, perché suo padre era un Kohen Gadol, e tu torni a fare il tuo ruolo di Gibonita, quindi di servitore portatore acqua di legna, e non che giri a fare il profeta. Quindi questa era diciamo, la nettezza d'animo di Yirmiyahu, in cui si ritrova sempre con delle situazioni quasi assurde, no?
in cui lui spera nel bene del popolo ebraico, viene continuamente attaccato. E in un altro contesto, mentre sta camminando, vede una donna, dopo la distruzione del Betamigdash, vede una donna sul monte di Yerushalayim, sul monte Moria, che piange disperata e dice: se sei una vera donna, parlami, se sei un angelo, un fantasma, lascia perdere. Non te lo viene a fare. E lei dice: io sono una vedova e non solo ho perso mio marito, che si è andato via, ma ho anche perso i miei 7 figli. E in realtà non è che è la image del popolo ebraico, questa image Zion, che in realtà piange la distruzione del Betamigdash, piange il fatto della Shekhinah, che piange il fatto che il popolo ebraico è stato preso in esilio. Quindi c'è anche questo incontro, no? E da lì c'è la promessa, c'è tutta una parte negativa, ma in realtà poi c'è anche una parte positiva in cui c'è la promessa del ritorno del popolo ebraico, e quindi le grandi profezie di Mashiach sono contenute nelle profezie di Yirmiyahu. Noi abbiamo detto all'inizio, quando abbiamo studiato il perché dei profeti, che nel tempo di Mashiach, questa è una trascia del Rebbe, al tempo di Mashiach non studieremo più i profeti. Non c'era più questa necessità di studiare i profeti, perché i profeti sono necessari nella nostra generazione per mantenere viva la nostra fede, il nostro attaccamento a Kadosh Baruch Hu, recuperare il nostro ebraismo, la nostra identità ebraica, perché così come c'è stata una profezia di distruzione, a maggior ragione c'è una profezia di ricostruzione, di redenzione. Quindi come è venuta una, deve esserci succedere anche l'altra. Tutti i profeti profetizzano una, ma poi profetizzano anche l'altra, le famose settimane di Nahamu che noi leggiamo dopo Tisha B'Av. E qui una parte di Yirmiyahu, Vahid var Hashem Elai, Lemor, Halloh yekaratah be'aznei Yerushalayim lemor, Ko amar Hashem, Zacharti lach chesed neurah. La conosciamo questa canzone? Ko amar, Ko amar Hashem. Non la conoscete? Zacharti lach chesed neurah, Ahavat lulatai. In poche parole, Hashem promette attraverso Yirmiyahu, questo è il primo Yirmiyahu, l'affetto giovanile, dice: così ha detto Hashem, che farò ritorno, che se tu farai ritorno a me, perché il rapporto tra Kadosh Baruch Hu e il popolo ebraico ogni tanto è un rapporto di padre e figlio, molto spesso è un rapporto di marito e moglie. Quindi Hashem si rivolge a Yirmiyahu dicendo che quando ritornerai a me con questo rapporto genuino, di intimità genuina, mi ricorderò di te, l'affetto della tua giovinezza e dell'amore al tempo delle tue nozze, nei primi momenti quando è tutto bello, è tutto romantico, è tutto osmotico, non so come dire, e quando dietro Mosè e Aaron mi hai seguito nel deserto. Questo è il fatto di, infatti è la Haftarah di Shemot, quando il popolo ebraico segue Mosè e Aaron nel deserto. Insomma, erano schiavi in Egitto, ma in qualche modo conoscevano la loro routine in Egitto. Invece entrano in uno stato di totale punto di domanda di cosa sarà di loro nel mezzo del deserto. Non so se qualcuno ha mai fatto le passeggiate nel deserto, in Israele o intorno. È Deserto, deserto. Fa freddo di notte, fa caldo di giorno e non c'è niente, insomma, no? Una terra non seminata, quindi vuol dire che gli ebrei sono usciti dall'Egitto con bestiame, ricchezze, insomma, anche per brulicare l'animale non c'era, no? Israele consacrata da Kadosh Baruch Hu, intoccabile come una primizia nel suo raccolto. Tutti coloro che ne mangiano sono colpevoli e il male si abbatterà su di loro. Da qui si impara che anche se Kadosh Baruch Hu ha disegnato un popolo nel fare del male, Chas v'Shalom, al popolo ebraico, comunque verrà punito. anche se la volontà di Hashem. Sì, perché in qualche modo anche il Goi ha un certo, ne abbiamo parlato una volta in un altro contesto, ha un certo margine di libertà, libero arbitrio. Quindi anche se Hashem ha dato l'opportunità, e molto spesso è il popolo più potente, no? Perché non viene mai da qualcosa di debole, deve essere sempre di un certo livello. Se dà l'opportunità a un popolo di soggiogare il popolo ebraico, la special law, comunque quello viene punito. Noi conosciamo la storia, ad esempio, di Nerone, il quale non si sottrae
La storia moderna ci dice che è impazzito, ma non è impazzito, si sostrae al suo ruolo di istruttore del secondo Beth Amiktash e quindi si converte. E da lui, non è lui, non è propriamente lui, è suo nipote, suo figlio, figli, perché a livello di tempo sarà Mir Balanes, che è tredunion tra Rabbi Akiva, e ce ne sento Rabbi Balanes, coetaneo di Rabbi Shimon Bar Yochai. Tutta la Mishnah c'era intorno a Rabbi Meir Balanes, quindi il grande merito. Ma poi un altro Tito invece decide di fare il suo lavoro, non solo fare il suo lavoro, ma ci aggiunge le sue e viene punito. Viene punito con la famosa storia del moscerino che gli mangia il cervello, eccetera. Quindi da qui la dichiarazione di Kadosh Baruch Hu dice che nessuno può toccare, è il popolo ebraico. E anche Erz Israele, in qualche modo, è la sua primizia, nessuno può toccarla. Chi fa del male viene comunque punito. E anche Nebuchadnezzar verrà punito e verrà impedito a Nebuchadnezzar di fare Teshuvah. Quindi questa è la Torah di Shemot, in cui Hashem dice a Yirmiyahu: io ti ho disegnato profeta, vai e risveglia il popolo ebraico. E la contraddizione di tutta questa profezia di Yirmiyahu, che da una parte dice di fare Teshuvah e fa anche dei gesti. A un certo punto Hashem gli dice: prendi un pezzo di legno, come se fosse un giogo per i buoi che arano la terra, e mettitelo al collo e dallo ad altri messaggeri che stanno andando dagli altri popoli per ribellarsi contro Nebuchadnezzar, in segno del giogo di HaKadosh Baruch Hu. Quindi Yirmiyahu fisicamente si mette un giogo, una cosa di legno intorno al collo, come nel Medioevo, come i buoi, come nel Medioevo che c'erano no? Non mi ricordo come si chiamavano, le punizioni in piazza, no? Che venivano messe. Yirmiyahu si mette un giogo di legno e va in giro per risvegliare a livello visivo il messaggio di avere il giogo Kabbalat Ol, il giogo divino, e di non fare di testa nostra. Quindi questo è, e cercare ancora una volta di fare il Teshuvah. Una delle cose che Tziyahu, e con questo chiudiamo un po' nella Haftarah di Mishpatim, è cosa fa questo re che non era grande tzaddik? Vuole comunque trovare grazia nei favore negli occhi di Hashem. Quindi prima di fare questa rivolta, istituisce l'abolizione della schiavitù. E non è un caso che è l'Haftarah di Parashat Mishpatim, perché la Parashat Mishpatim, dopo aver letto i 10 comandamenti, inizia parlando proprio dello schiavo, dello servo. Mille e anche più interpretazioni, ma uno dei grandi messaggi è: se tu non vuoi fare il servo di HaKadosh Baruch Hu, finirai per fare il servo di qualcos'altro, o di qualcun altro, o di qualcosa, di qualcuno. Quindi se noi riusciamo a rimanere nella retta via e seguire i comandamenti a Kadosh Baruch Hu, siamo Eved Hashem, siamo servi di Hashem, ma siamo liberi nella nostra volontà di servire Hashem. Quindi se abbiamo Melech Melchim Melachim, se invece poi decidiamo di fare qualcos'altro, Shalom, veniamo Perché la abbassati. differenza tra servo e schiavo, che ho sentito qualche giorno fa, se noi non siamo servi di HaKadosh Baruch Hu, diventiamo schiavi di qualcosa o Esatto, di o di qualcuno. pagare. Quindi la differenza tra essere servi, servire Hashem, o essere schiavi, perché lì diventa attivo e qui diventa passivo. Qual è la differenza tra il servire e l'essere schiavi? In ebraico è Eved, Sì, comunque. Eved tradotto Molto ti bello. fa capire la differenza Molto tra bello. il servo Scegliere, scegliere di essere servitore di Hashem o schiavo. diventare, in qualche modo, è una scelta. Sì. E poi Perché si bisogna rimbalza. essere schiavo di una persona, perché puoi essere schiavo di tutto, della moda, giocatori, talenti, quelli che Assolutamente. tutte le cose che vengono praticamente dipendenti, la dipendenza. La dipendenza è la schiavitù. Esatto. Essere dipendenti da qualcosa. Allora, dice, Adavar Haya Asher Haya El Yirmiyahu Me'et Hashem Acharei Trot HaMelech. Tu non vedi la gente per strada, che nessuno più guarda in giro, stanno tutti così. Camminano di strada così, io non guardo per voi.
Sì, ma se stai in auto, non ti fai passare il tempo, non ti fai passare il tempo, non ti fai passare il tempo, meno male, invece ci sono tante donne, usate i fuochi e nessuno ti elimina. E lo Yom Yom di oggi? Lo Yom Yom di oggi dice che, lo dico parole mie perché non me lo ricordo a memoria, ma dice che praticamente il potere dei Teilim, soprattutto detto con le lacrime, con Kavanah, con il sentimento, apre tutte le porte, tutti i portoni. Scusa, secondo me ma dovrebbe leggerlo in italiano perché Se uno può leggerli in ebraico, però no, perché c'è proprio un Koach della no, vai. Infatti parola ebraica. guarda io non so ma io Sì, sono convinto che c'ha l'italiano e l'ebraico allora leggo l'ebraico per sentirlo e però mi guardo anche capisco il 80% ma mi guardo anche la traduzione contemporanea cioè, il core della No, è chiaro che meglio, se non fare niente si fa nella lingua, nella propria lingua, ma se c'è un'opportunità di imparare magari solo uno, imparare quell'uno in ebraico, che No, diventa io poi anche nostro. non sono emulata di conoscere di cosa di cui mi sento di mettere in ebraico, però durante l'anno adesso faccio un giro tutto in italiano, un paio di volte, perché mi piace Sì, tanto, perché se esatto, uno comincia a leggere dopo un po' poi dopo che mi dà il l'abitudine. quarto pietra, Sì. allora quindi insomma, facciamo la tarà della Ah, Parashah Mishpatim. fare. Questa parla alla parabie cave, lamentazione che Non è dico. la tarà, no, No, è il libro di è stato scritto, vero? Una delle parole di dopo. E quando è stato scritto? Dopo la distruzione del tempio. penso di sì, Per forza, subito no? Va dopo, bene che mi sono precisata, però lo spiego come è fatto, no? penso Ormai. subito dopo, ma non ricordo esattamente che anno, ma me l'ho scritto, sì, Non non sono sei sicuro? 100% È sicura, vero, non non so se sono fa certo, una profezia. ma è una profezia. È un Vabbè, profeta, non sono al 100% sicura di quando lo scrive. A livello intuitivo, direi dopo, ma non è detto. Non è detto. Non sono sicura. Non sono sicura che l'ha scritto dopo. Perché il dramma di Ermia di tutta la sua vita, noi stiamo parlando di qualcuno che per 40 anni è come se vivesse un dramma e tutti gli altri dicono no, non è vero. Lui vive qualcosa e così al positivo, perché ad esempio il Rebbe ci dice la Geulah sta arrivando e noi ancora lì con la testa da struzzi nella terra e non siamo capaci a fare lo switch in positivo e negativo. Quando un profeta cos'è? Un profeta è qualcuno che ha una visione diversa dalla realtà. Non è solo una visione, una consapevolezza al 100% della realtà di com'è, mentre tutti gli altri vedono qualcosa di diverso. Quindi al tempo di Irmiao era in negativo, quindi la potenziale distruzione del Betamigdash è comunque punizione del popolo ebraico se non fate Shuvah, perché all'inizio non era ancora stipulato questo, e dopo che a un certo punto Nebuchadnezzar decide a questo punto di distruggere il Betamigdash. Leachar Korban Israel. Lechar. Da qualche parte c'è scritto che noi non siamo profeti, ma siamo figli di profeti. Che significa? Lechar Che... Korban È vero, Israel. no? Lechar Questa è Korban Israel. Lechar Korban Israel. Molto probabilmente, diciamo, ma anche tutto il libro di Irmiah descrive molto bene quello che sta succedendo, nel senso di nuovo. E vivere una realtà doppia che fa ancora più male e anche con dei buoni sentimenti fa ancora più male perché il Kohen che cos'è? Kohen è quello che è Shalom, vero Dev Shalom, che ama la pace segue, e cerca la pace e lui wake up è il contrario, ma la nostra generazione, i rabbi ci dice stiamo entrando nella Geulah e tutti
tutti non riusciamo a fare lo switch. Non sappiamo fare lo switch, non abbiamo capito che siamo principi e Ma principesse. ieri avevo espresso il fatto che non sentivamo la necessità di chiudere gli occhi, ma stavamo con gli occhi aperti a vivere. Esatto. Ma Sempre, perché c'è sempre così. lo scriveva molto nelle bocce, nelle cose di Qumran, uno dei che sono al museo anche, una delle cose che è stata trovata è stata proprio un pezzo della Megillah del Capo. Sì, perché No. l'avevo toccata a vita. Esatto. Esatto, l'ha letto, l'ha spiegato. Quindi, e queste sono state scritte da Ermiao stesso, perché lui vive in Eretz Israele. Quindi abbiamo detto che i profeti che vivono e profetizzano in Eretz Israele, perché la profezia è di Eretz Israele, scrivono, mentre gli altri non scrivono. Infatti anche nel libro di Daniele non viene considerato un testo di Nevi'im, ma viene considerato Ketuvim, hanno detto, no? E qual è la storia con la storia della Torah, della parasha di Mishpatim, quindi ha a che fare col concetto di schiavitù. Quindi la Torah contempla la schiavitù, ma è una schiavitù un pochetto strana, Certo. perché se c'è un cuscino e lo schiavo che ha il diritto al cuscino, chiaramente è a tempo determinato, quindi è proprio una forzatura della libertà personale in cui una persona si è completamente lasciata andare in qualche modo, ma dove viene la Torah impone al padrone, tra virgolette, una condotta eccelsa, se non difficilissima. Quindi il voler avere uno schiavo, in realtà, secondo i canoni della Torah, è molto poco profittevole e interessante. Nella stessa linea della schiavitù nella Torah, in cui solo nella Torah viene vista, all'epoca avere uno schiavo era una schiava era assolutamente normale. Faceva parte dell'economia domestica, l'economia nazionale. Le guerre venivano portate avanti non solo per le risorse materiali e le ricchezze dei vari paesi, ma soprattutto per avere tasse, ma ancora di più per avere manodopera, schiavitù. Quindi era l'ABC dell'economia locale. E la Torah ci dice che la schiavitù nell'ebraismo non è vista in modo normale, come veniva considerata all'epoca. Un altro concetto che nella Torah esiste, ma che anche in questo caso viene sconsigliato vivamente, è la poligamia. Nella Torah si dice che se un uomo parte in battaglia e vede una ragazza del popolo conquistato che si mette dei bellissimi vestiti ed è bellissima, e magari la figlia del principe, insomma, si prende un'infatuazione terribile per questa donna, ci sono tutta una serie di regole prima che la possa sposare. Non solo, se poi la sposa, non la... Passare. sì, la deve far diventare brutta, quindi Brutta. rasare, Certo. lasciare le unghie lunghe. All'epoca non era come oggi, che uno fa la manicure, voleva dire avere tutte le unghie rotte, lasciarla piangere la sua famiglia per un mese in casa con sua moglie, e mettere dei brutti vestiti, quindi farla diventare il più non attraente possibile. E se comunque rimane infatuata, se la vuole sposare, poi non può più divorziare. Non solo non c'è berakà per i figli che nasceranno da questa unione. Quindi anche in questo caso la Torah ci dice va bene che c'è la possibilità per un uomo di avere più mogli, ma attenzione, più un problema che un piacere. E vabbè, se sono due mogli ebree che ci sono ancora oggi, Sì, non... Vabbè, proprio delle, non voglio usare va bene, va bene. parola, No, vabbè, cioè, siamo... che Sì, nella... accettano, certo, la Madonna ufficiale non lo sa. Lo so, però diciamo che adesso io non so esattamente gli anni, comunque sia la comunità Sono ashkenazite, arrivati qua con tutte le mogli. perché non facevano parte di quella che è stata la riforma, ma la Torah dice c'è la possibilità di avere la poligamia, ma uno, l'uomo deve offrire a tutte le mogli, cioè, insomma, rimanere se una persona è veramente un uomo di fede e vuole fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu, rispettare i criteri della poligamia è molto Difficile. difficile, se non quasi impossibile, se non fare grossi errori. E quindi anche in questo caso la Torah non va contro, apertamente contro quello che era uso e costume dell'epoca, ma ti dice lascia perdere.
Quindi questi sono due casi molto, chiamo, all'avanguardia della Torah, in cui dice: non posso dirti, è inutile che ti dico di non avere schiavitù, tanto non mi ascolti, te lo faccio passare molto difficile, ti passa la voglia, sia diventare sia farlo. E la poligamia, idem, lo vuoi fare, è molto difficile, quindi uno veramente ci pensa varie volte. Che cosa succede qui nella Torah di Mishpatim, di nuovo Yirmiyahu? Siamo Yirmiyahu Lamed Dalet, siamo già avanti, e dice: Hadavar asher haya el Yirmiyahu, met Hashem achrei krot ha-melech Hizkiyahu brit et kol ha'am asher yishlam likro la'em dror. E Hizkiyahu quindi vuole il favore di Akadosh Baruch Hu per fare qualcosa che Yirmiyahu gli ha detto di non fare. Quante volte lo facciamo questa cosa? Non decidiamo di fare qualcosa che decidiamo, che pensiamo, che giustifichiamo come volontà di Akadosh Baruch Hu, ma quando a monte ci ha detto non farlo, lascia stare. Non è corretto. Quindi dice: fa un patto con tutta la popolazione che si trovava a Yerushalayim per proclamare la libertà di tutti gli schiavi. Dice: noi vogliamo essere liberi dalla schiavitù di Babilonia. Cosa facciamo? Midah keneged midah, liberiamo tutti gli schiavi. E così, così come noi liberiamo tutti gli schiavi, Akadosh Baruch Hu libera noi. Quindi, questa è la grande proclamazione di Hizkiyahu, che a sé è una grandissima riforma. Però ci sono due condizioni necessarie, se non sufficienti, di uno, essere fare comunque la volontà di Akadosh Baruch Hu, perché se lui dice voglio liberare tutti, ma non hai capito con la volontà di chi stai facendo, e due, avere la vera approvazione del popolo ebraico, perché poi cosa succede? Ci chiede quindi a tutto il popolo ebraico che lasciasse andare libero il proprio scravo ebreo e la propria schiava ebrea, ossia che nessuno considerasse schiavo il proprio fratello ebreo. Cos'era successo all'epoca? Uno degli altri problemi è che le regole, anche rispetto alla schiavitù, non erano state rispettate. Perché business is business. Ok? Quindi anche questo schiavo dice: mettiamo a posto, cominciamo da qualche parte, mettiamo a posto. Quindi all'epoca le regole della schiavitù tra ebrei non venivano rispettate perché la gente non si sentiva, già c'era penuria, stiamo parlando quindi di 10 anni, 11 anni dopo, no, 5 anni dopo la venuta di Nebuchadnezzar, le ricchezze sono state portate via, i ricchi sono stati portati via, insomma, se uno gli rimane uno schiavino, se lo tiene stretto stretto. Ma successivamente ci ripensarono, facendo tornare gli schiavi e le schiave che avevano liberato e li ridussero di nuovo in schiavitù, li lasciano andare, poi li riprendono a molla. E quindi ho chiaramente anche quel piccolo merito, quel merito che c'era stato, crolla. Allora la parola di Hashem viene rivelata a Yirmiyahu e dice: così ha detto Hashem, il signore del popolo ebraico, Hashem dice: ho stipulato un patto con i vostri padri nel giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto, dalla casa degli schiavi, dicendo, riprende qui la parasha, cioè al termine di 7 anni ogni schiavo deve essere liberato, non c'è storia, a meno che poi uno vuole fare il suo commitment, ma non è visto di buon occhio. E poi lo lascerai andare libero da te. I vostri padri però non mi hanno dato ascolto, né hanno prestato orecchio alle mie parole. Oggi voi vi siete ravveduti, vi siete comportati rettamente davanti a me, annunciando la libertà di tutti i vostri schiavi, poi ci avete ripensato. Ma poi siete tornati a profanare il mio nome. Quindi Hashem dice, passo 17, la Hashem qua amar Hashem, atem lo shamatem elai. Non mi avete ascoltato, il famoso Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, è il commitment del popolo ebraico con Hashem, quindi questa cosa di sentire. Likrod dror ish lahiv ish lereu, quindi non mi avete ascoltato proclamando quindi la libertà dei vostri schiavi. E dice: quindi, così come voi non avete assicurato la libertà, io proclamo per voi la libertà della mia protezione, così come avete cercato avete tenuto lo schiavo, io avete cercato libertà, io vi lascio, vi proclamo per voi la libertà dalla mia protezione, dice Rashi,
dichiarazione dell'Eterno, permettendo alla spada, alla pestilenza, alla carestia di agire contro di voi, perché noi sappiamo che l'assedio di Babilonia, prima ancora di fare la breccia nelle porte di Gerusalemme, un disastro di carestia, di dolore, di pestilenza, insomma, la situazione della popolazione dentro le mura di Gerusalemme era già disastrosa, non perché il nemico era già entrato, ma perché la situazione era estremamente difficile per la penuria di cibo e di risorse. Quindi Hashem dice, così come hai cercato la libertà, no, ti lascio libero, no? Come un genitore dice, vuoi la libertà? Vai, no, vai. Vai. E quindi questa è diciamo, la dichiarazione di Yirmiyahu nel questo tentativo di questo re di trovare qualche favore negli occhi di HaKadosh Baruch Hu, e infatti viene ucciso da Nebuchadnezzar, ed è qui poi iniziano i famosi 70 anni di esilio formali dopo la distruzione del Betamikdash. Infatti, uno dei problemi della storia di Purim è che gli ebrei partecipano a un famoso banchetto in cui vengono utilizzati i kelim del Betamikdash, perché ci sono delle interpretazioni da quando cominciano i famosi 70 anni. Tutti sapevano che c'erano i 70 anni, compreso Achashverosh, ma nessuno sapeva esattamente da quando cominciava. Quindi, nel momento in cui, qual è la vera colpa della storia di Purim, che noi stiamo avvicinando, come è il fatto di aver partecipato a un banchetto che in qualche modo sigillava il fatto che non c'era stata redenzione, quando alcuni, perché la Shasharosh ha detto, non è arrivato, non è successo niente, sono passati 70 anni, ma sono io il re. E il fatto che gli ebrei avessero partecipato a questo banchetto, mangiando kasher, non mangiando kasher, non è questo il punto. Hanno partecipato alla festino di Achashverosh nella non veridicità della parola di Hashem, sul fatto che dopo 70 anni ci sarebbe stata la redenzione. Quindi quanto è importante il nostro ruolo. Capita Purim allo scadere dei 40 anni. La storia di Purim inizia più o meno 3 anni dopo le scadere 70 Ah. anni, ma siccome non era chiaro, visto tutte queste vicissitudini, Quando ero qual è iniziata. l'inizio dei 70 anni, Allora, molti, lo stesso Achashverosh ci siamo pensa, qua dentro. quando fa il famoso festino, perché Achashverosh è un impostore, è un re impostore, non è un re di sangue, quando lui pensa che sono passati 70 anni, fa un grandissimo Vabbè, festino. comunque lui stava in Israele, lui stava a Antiochia. Sì, e quindi Qual era l'importanza non so perché dell'Antiochia? stava Shushan. Vabbè, in Persia. Però gli ebrei erano ancora, il Persia era diventato successore, perché c'è i babilonesi, poi ci sono i medi, poi ci sono i persiani, sono i tre. Ma cosa c'entra il re persiano con il Perché fatto che sia c'erano degli ebrei qui? Che erano la maggior andati, parte degli ebrei. La grandissimi, maggior parte degli ebrei vivevano sotto il suo dominio. Anche Israele era sotto il suo dominio, d'accordo? Israele era sotto il suo dominio. Ciro, prima di lui, aveva fatto una lettera in cui diceva che gli ebrei avevano il permesso di ricostruire la Beit HaMikdash. Quindi vari tzaddikim erano andati, tra cui Mordecai, Haggai e altri profeti, erano andati in Israele a cercare di costruire, a cominciare il primo Beit HaMikdash. Questo Ciro, il Ciro che è prima di Ester. Dopodiché la situazione crolla, Achashverosh prende il potere con un colpo di Stato, e Mordecai, che era a Gerusalemme, si trova costretto a ritornare a Shushan a gestire la situazione, perché ormai a questo punto mancavano i fondi, d'accordo? Ed è lì si blocca tutta la situazione. Quindi la colpa, cioè un punto molto importante, c'è una colpa di una responsabilità, chiamiamola così, del popolo ebraico di avere coscienza, piena coscienza, e credere nelle parole del profeta, sia quando le cose vanno cacca cacca, sia quando dice che la redenzione sta arrivando. È nostro obbligo prenderlo sul serio e non prenderla sotto gamba. Quindi anche la nostra, il Rebbe ci ha detto che noi siamo l'ultima generazione del Galut e la prima generazione della Geulah. Dobbiamo prenderla
E lo dico a me, e portarla a casa, devo capirla questa cosa. Quanto posso capirla dipende dalla mia capacità di studiare. Per quanto più io studio Torah, studio Hasidut, studio Inyanim di Geulah, questo concetto di Geulah, quanto più comincio a avere un po' l'idea, Ma no? vedi Di da quando cosa. comincerebbe quest'ultima generazione? Ha detto che noi siamo l'ultima generazione. Ma da quando comincerebbe? Lui l'ha detto questa profezia. Quanto dura la generazione? Non lo so, hai ragione. Infatti, infatti. Tu pensa che da E un certo infatti, nel punto 20... in poi sono già delle infatti 30 anni fa, 30 anni fa, direbbe... cose di vita c'era meno adesso c'è più Infatti, direbbe, nell'ultimo discorso, uno degli ultimi discorsi, il famoso discorso del 28 di Nissan. siamo nell'ultimo millennio, perché siamo nel 5000, 700, quindi, beh, siamo lì, Quindi lui direbbe, ha detto, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, non capisco perché non è ancora venuto, sta a voi. Quindi adesso ognuno di noi deve raccogliere questo cucchiaino, la sua parte. Ognuno di noi, ognuno di noi. Ognuno deve mettere il pezzettino di puzzle e metterlo giù. Shenizkela geulah mitzvah shleimah b'simcha rabbah b'tuv levav inal lui nishma Michal bat Shmuel Chai Michael ben Rafael Adina bat Angela Rachel David ben Yosef Shleimah ben Yosef